Ben ritrovati, ospite di Speciale Telesveva, il dottor Ruggero Mennea, che è consigliere regionale del Partito Democratico. Con lui parleremo di quello che sta accadendo in regione in questa ultima fase della legislatura, ma così come abbiamo fatto con gli altri nostri ospiti, daremo uno sguardo anche naturalmente al nostro territorio. Ben tornato, Ben dottor Menni. trovato. Ma che state facendo in regione? State amministrando o state facendo solo campagna elettorale? Ma è chiaro che l'avvicinarsi delle elezioni condiziona l'attività delle commissioni, del Consiglio, ma devo dire che, diciamo, tutto sommato l'andamento è quasi costante. Tenuto conto del fatto che le commissioni sono convocate, stiamo discutendo su alcuni disegni di legge, su alcuni provvedimenti Tutto importanti. meno che la legge elettorale, diciamo. La legge elettorale, Ma sai, sì, c'è tempo. è difficile che i capponi, no, di Renzi E vabbè, ma diciamo, si le elezioni possano. sarebbero state fissate il 1º marzo, insomma, considerando che adesso c'è il Natale, No, sono le domani. elezioni sono previste in un periodo che va dal 1º al 28 marzo, Sì, per al cui momento sarà il sono fissate. Poi ci decreto. sarà l'election day, ci sarà lo slittamento, però a oggi sono il 1º marzo. Cambiare la legge elettorale è un'operazione complessa, complicata, che richiede una larga convergenza e anche l'introduzione di elementi innovativi, la parità di genere, le soglie di sbarramento più alte, il premio di maggioranza. Non a caso, ecco, questo supplemento di riflessione è utile anche perché la precedente legge elettorale evidentemente era stata fatta un po' in maniera approssimativa, visto che dopo le elezioni si ritrovarono in 78 ad essere eletti anziché 70. Per cui, per evitare queste disfunzioni e per fare una legge elettorale, insomma, più consona al momento, più adeguata al momento politico che attraversiamo, è giusto un supplemento di approfondimento. Ecco, Beh, questo rifletti, mi è. raccomando. Va Stiamo bene, oltre facendo. a questo, Ma stava oltre a dicendo questo, delle commissioni, ora parlando. l'attività delle commissioni è regolare, quella dei consigli lo stesso. Proprio domani ci sarà un consiglio. Tra l'altro il giorno del mio compleanno, un consiglio regionale dove si parlerà della legge sulle stabilizzazioni, altro tema che è abbastanza scottante. E poi c'è in cottura il piano di la bozza di piano di riordino, il piano di emergenza urgenza E a della proposito del sanità. piano di riordino, le polemiche sono tante, soprattutto diciamo sul nostro territorio. Ma le polemiche sono state generate soprattutto dalla cattiva informazione. Innanzitutto voglio dire che quello che sta circolando, non so quale versione di bozza, quante ne ho viste io, ma ne circolano così tante che ogni politico di riferimento territoriale si ritaglia il suo con un comunicato stampa a difesa di un ospedale, di un territorio, a volte anche di singoli operatori sanitari, a seconda della convenienza elettorale. E quindi la cosa che invece io ho verificato è che c'è una bozza di piano di riordino che è stata data anche al nostro gruppo, l'assessore l'ha distribuita a tutta la maggioranza, sulla quale si sta facendo una discussione, per cui chi dice che è stato chiuso un reparto, ne è stato aperto un altro, qualcuno non trova più i posti letto nel proprio e ne trova altri in un altro, sta dicendo solamente delle cose imprecise, inesatte. Leggevo proprio oggi dell'intervento del sindaco di Trani che diceva che l'ospedale della sua città è stato declassato a terza casa di riposo, è una cosa proprio incredibilmente falsa. E invece quel pronto soccorso è stato potenziato rispetto alla rete di emergenza-urgenza che è stata approvata in giunta. Quindi io credo che su questo terreno bisogna dire le cose
esatte e quando diventano ufficiali. C'è una discussione in corso, per il momento quel piano non è applicato perché appunto va approfondito, va discusso e chi interviene su questa materia lo fa solamente a scopo demagogico, a scopo strumentale, elettoralistico e cerca un po' di raccattare voti di qua di là per farsi buono Vabbè, qualche operatore sanitario, insomma, ma niente di più. però diciamo, su questo mi voglio soffermare, solo una precisazione, stiamo registrando di martedì, la trasmissione va in onda di giovedì, quindi il compleanno di Mennei era ieri, Vabbè, in realtà, quando siamo questo andati io in non lo onda. sapevo, ma hai Allora, fatto. e quindi diciamo, gli auguri glieli facciamo in un altro momento. Cioè, una bozza è comunque una bozza, cioè un punto di Senza partenza. Io vedo una discussione. bozza che non mi piace e mi preoccupo. Quindi non è che diciamo, è una cosa tanto per fare, poi la. Quindi, perché mentre stiamo registrando, il sindaco di Canosa sta facendo una conferenza stampa per lamentarsi della situazione del suo pronto soccorso. Immagino che dirà grosso modo le stesse cose che ha detto il sindaco di Trani. C'è una perdita di posti letto, cioè ci sono tutta una serie di situazioni che, alcune delle quali oggettive, che penalizzano in modo oggettivo la nostra ASL. Quando parliamo di sanità, ci dobbiamo preoccupare della sicurezza dei cittadini, di salvare le vite umane, o dobbiamo invece pensare a salvare qualche posto di qualche primario e qualche posto letto che giustifica l'esistenza di un primariato? Io questo voglio, questo è il discrimine. Sì, ma voglio Allora, capire per quale motivo questo ragionamento si fa sempre nel territorio che viene penalizzato. Cioè, se questo ragionamento è valido, Bari, che ha più posti letto di quelli che dovrebbe avere, se ne privasse, tanto non è per qualche posto letto in più o per chiediamo salvare chi ha qualche primariato. consentito Ah. che, Cioè, qui chiediamoci ci chi ha sono dei fatti oggettivi, ci consentito. sono dei territori con più posti letto, Benissimo, altri con meno posti letto. perfetto. Io non voglio salvare il posto di primario di nessuno, cioè voglio soltanto che venga applicata la legge, che Benissimo. vengano applicati i Ma su questo, guarda, regolamenti. Cioè, ne ho non. fatto un cavallo di battaglia. Chiaramente non sono stato assecondato da altri perché forse non era un tema che portava consenso. Ma quando abbiamo verificato che c'è uno squilibrio di posti letto in rapporto alla popolazione fra la nostra provincia e quella di Bari, nessuno ha avuto il coraggio di dire chi ha permesso che ci fosse questo squilibrio. Cioè chi ha permesso che i posti letto che spettavano a questo territorio, andassero invece in quello della provincia di Bari. Eppure ce ne sono stati di amministratori regionali in questi anni, non credo che io sia stato, diciamo, un amministratore presente negli ultimi 30 anni della politica regionale, non credo. Quindi andiamo a vedere chi ha consentito questo, uno. Secondo, dobbiamo considerare il fatto che la nostra ASL, la nostra provincia, è nata successivamente, è nata dopo le altre aziende, per cui nel momento in cui si è fatto il passaggio da un'azienda all'altra, bisognava lì in quel momento, sto parlando di circa 10 anni fa, in quel momento ristabilire le condizioni di equilibrio del rapporto fra posti letto e abitanti. Quei posti letto che non sono mai stati attivati dai precedenti amministratori della ASL e politici regionali, non te li puoi riprendere più. Andavano attivati in quel momento. E chi ha taciuto in quel momento ha fatto il danno a questa nostra provincia, alla nostra azienda sanitaria locale. Oggi ci possono essere delle operazioni di compensazione. Possiamo portare su questo territorio innanzitutto il secondo ospedale che manca, il secondo ospedale di eccellenza, e poi dobbiamo portare strutture, strumentazione. Beh, si dice che non sia più Ma previsto, sia c'è, ma c'è, ma anche scomparso. chi dice quest'altra Ci riferiamo fesseria all'ospedale di Andria, nuovo di Andria. dice quest'altra fesseria, lo dice sempre per come dire, alimentare quel clima ostile nei confronti di chi amministra. Guarda, posso garantire che l'assessore Pentassuglia in 4 mesi di assessorato è riuscito un po' a mettere ordine e a portare a compimento
dei provvedimenti come la rete di emergenza urgenza, che è il primo livello di accesso alla rete ospedaliera che era in discussione non so da quanto tempo. Poi è chiaro che tutti i provvedimenti non possono essere perfetti, sono perfettibili, ma su questo c'è massima apertura. Nessuno dice di no se emerge una discrasia che fa riferimento al territorio o al servizio ospedaliero sanitario di un territorio. Io credo che ci sia, anzi, c'è molta disponibilità ad accogliere suggerimenti e modifiche che siano migliorative. Non sono accettabili invece le strumentalizzazioni. Allora, chi si vuol fare amico a un primario, a un reparto o agli operatori di un reparto, tira fuori una storia che difende quella posizione. Ecco, quel modo di fare politica e politica sanitaria fa molti più danni di quelli che hanno fatto coloro i quali invece non hanno attivato i posti letto che andavano attivati in questo territorio. Quindi, ecco, io metto al primo posto la salute e la sicurezza dei cittadini. Su questo dobbiamo discutere. Da qui dipende tutto il resto del ragionamento. E se è questo il punto di partenza, non sono molti che possono parlare di sanità, anche perché il conflitto di interessi in questa materia è molto molto evidente. Non è credibile che chi ha un conflitto di interessi in sanità possa parlare a vantaggio dei cittadini, dei pazienti, degli ammalati. È chiaro che pensa prima alla propria posizione. Questa è la stortura che io ho riscontrato nell'ambiente sanitario, dove la politica è molto presente nelle corsie degli ospedali, la politica quotidianamente in contatto con le strutture ospedaliere, non per verificare se tutto funziona bene, ma per verificare se il proprio amico è soddisfatto o meno. E questo è sbagliato. Vabbè, io non voglio ancora gettare benzina su un fuoco che già arde parecchio, nel senso che poi è evidente la polemica politica dove vuole andare a parare. Io da parte mia cerco di guardare oggettivamente quelle che sono le singole situazioni e di quella bozza, diciamo, ci sono molte cose che non mi piacciono, soprattutto poi una bozza portata a fine consigliatura. Forse si Ma poteva. era inevitabile perché siamo usciti dal piano di rientro solo recentemente, per cui solo dopo l'uscita dal piano di rientro si poteva Sì, forse riassestare si il può aspettare piano qualche mese, ospedaliero. insomma, vedere anche. C'è un direttore generale che deve fare le valigie tra pochi giorni, Ma non cioè si sa, insomma può ci anche essere sono. confermato, perché per esempio questa è un'altra stortura della politica. Cioè chi ha fatto bene il manager viene promosso a pieni voti, poi deve essere sostituito. Questa è un'altra storia, diciamo, che io stento a capire. Invece, dove si è fatto bene, bisogna insistere, lasciare quel management perché possa fare meglio, anzi, diventa la lepre per gli altri le altre ASL che devono inseguire, e non verificare i casi, per esempio, della ASL di Bari, dove l'autorità dell'anticorruzione nazionale ha bacchettato il management su alcuni appalti, quindi sulla gestione delle risorse pubbliche all'interno della sanità. Invece questo dell'Abate è un modello di management molto molto efficace, evidentemente, perché quando si ragiona con i numeri da una parte e con l'interesse per la tutela della salute pubblica dall'altra, i risultati arrivano. Non arrivano quando invece si ragiona con le amicizie, le appartenenze, la troppa politica nelle arterie del sistema sanitario locale. Lì invece si aprono poi indagini con i ricoveri fasulli, magari quella di Andria, per esempio, che ha registrato nei pronti soccorsi un incremento di codici rosso a ridosso delle campagne elettorali, un'altra cosa straordinariamente dannosa per la Lei nostra ha un dato sanità. certo su C'è questo? un'indagine aperta, è pubblica. È pubblica, magari se uno va a verificare e vede appunto che ci No, sono siccome fu questi detto nel pronto picchi. soccorso di Barletta non era Non so, vero, se si fa una diciamo. verifica su quello di Barletta, si può anche riscontrare
che così non è, oppure che invece è successo quello che è successo ad Andria. È chiaro che, ecco, la troppa politica nella sanità fa male alla sanità e ai cittadini. Invece bisognerebbe marcare bene la differenza fra chi fa politica all'esterno e chi invece si occupa della salute dei cittadini. Io voglio tornare un attimo alla legge elettorale. Ti No, perché c'è un fatto piace importante, questo guarda, no, non argomento? è Ti che mi piace? piace, io non sono né un avvocato, men che meno un costituzionalista, sono un uomo della strada che si fa delle domande logiche. E diciamo, ho sempre considerato la vecchia legge elettorale delle regionali anticostituzionale. Perché diciamo, perché nell'ultima ripartizione di seggi il fatto di non considerare tutti i voti uguali, nel senso gli ultimi lezzi venivano assegnati non in percentuale per ogni collegio, ma in valori assoluti. Assoluti, sì. Questo faceva sì che gli ultimi consiglieri se li dividevano Bari e Lecce, essendo le due province più grandi. Lecce e Foggia. Venivano penalizzate soprattutto l'Abate e Brindisi. E siccome le condizioni devono essere uguali, quella parte della legge a me sembrava assolutamente fuori da ogni logica. Mi sembra che stiate andando nella stessa direzione anche con la nuova legge elettorale. Come giusto, giusto. Allora, i consiglieri passano. Oggi noi abbiamo nella BAT 5 consiglieri uscenti, va bene? I consiglieri passano da 70 a 50, questo diciamo è già stato approvato in modo meritorio e quindi già porta a una riduzione di consiglieri. Nell'ipotesi in cui dovesse essere confermato lo stesso criterio per assegnare per i resti, per l'elezione dei consiglieri con gli ultimi resti, si rischia di passare non da 5 a 4 come è praticamente certo, ma da 5 addirittura a 3. Su questo, come vi state muovendo, come vi state battendo? Ma qui si sta tentando di fare una legge appunto anticostituzionale, oltre che antidemocratica. Perché da un lato nella attribuzione teorica dei seggi regionali si stabilisce un rapporto proporzionale alla popolazione, per cui la Puglia ha 4.100 abitanti, 4.100.000 abitanti, la BAT e Brindisi, che hanno circa 400.000 abitanti, hanno che corrisponde al Il 10% della 10% popolazione, il dovrebbe essere 10% 5, 5 dei consiglieri. 50 consiglieri è 5. 5 per noi e 5 per Brindisi. Faccio questi due esempi perché sono molto, molto simili, sono direi uguali, anzi, non simili. Per cui a fronte di questa attribuzione teorica proporzionale dei seggi, invece la legge elettorale dovrebbe prevedere un meccanismo tale per cui l'attribuzione dei seggi attraverso i resti viene fatta non sulle province, sui collegi provinciali, ma su un collegio unico regionale. Cioè si dice in buona sostanza, quando dobbiamo attribuire teoricamente i seggi, siamo democratici e proporzionali alla popolazione. Quando invece li dobbiamo assegnare di fatto, formalmente, ci prendiamo una quota di seggi e la attribuiamo su un collegio più grande, quello regionale. Quindi i resti più alti in valore assoluto sono quelli più beneficiati. È chiaro che se io mi candido a Bari, nel collegio di Bari, dove ci Voi sono dovreste 41 fare in modo comuni, che i resti prendo più dovrebbero voti essere in termini percentuali e percentuali non in termini di voti provinciali. assoluti. L'attribuzione dei resti deve avvenire su base provinciale, non su base regionale, perché così si garantisce una corretta espressione proporzionale democratica dei Non territori. passerà mai. Guarda, mi dicono che ci sono accordi trasversali sotto banco fra i consiglieri delle province più grandi, perché saranno loro ad essere beneficiati. Ma io questa battaglia la farò e
E se sarà necessario, raccoglieremo anche delle firme perché questa legge possa essere dichiarata incostituzionale, perché è paradossale contenere nella stessa legge un principio che nella parte iniziale viene rispettato, nella parte applicativa invece viene disatteso. Quindi io credo che su questo troveremo molte resistenze, ma la discussione è aperta. È molto Lei aperto. alle primarie del 30 novembre voterà per Emiliano. Le piace come si sta muovendo il candidato presidente? Emiliano, diciamo, è fuori dagli schemi, per cui si muove Fuori fuori dagli dagli schemi o schemi. No, fuori e basta? è fuori dagli schemi. E si muove come uno che non ha una, come dire, un Ma è percorso normale alle che uno fuori spalle. dagli schemi sia il segretario regionale Ma in questo di un momento in partito? Italia sì, in questo momento in Italia, in Puglia, nel mondo della politica di oggi sì, perché di questo c'è bisogno di scuotere un sistema di politico e partitico che evidentemente non aveva una vita lunga, che è stato, come dire, è stato bocciato dai cittadini, ha fatto nascere i movimenti virtuali, i movimenti di protesta. Quindi credo che uno come Emiliano serva a scuotere il sistema e a dare una motivazione in più per riavvicinare quel 53% di elettori che non ha votato alle europee, per esempio, che quello è sintomatico dell'allontanamento dei cittadini dalla politica e dai partiti. E poi un partito leggero, come si sta mostrando il nostro partito, ha bisogno di una grossa figura carismatica che lo trasporti, che lo trascini al successo, così come Renzi a livello nazionale, Michele Emiliano a livello regionale ha queste qualità, per questo il suo movimentismo viene a volte travalica gli schemi consueti dell'attività di partito e a volte produce dei benefici, quindi è un uomo che va lasciato libero, così come sta facendo, anche se poi commette degli errori che sui territori fanno evidenziare dei paradossi o delle contraddizioni. Ma ecco, in campagna elettorale direi che possiamo perdonare tutto a Emiliano. Dopo queste primarie e dopo il risultato favorevole per lui, così come mi auguro, l'attività, diciamo, politica sarà un po' più disciplinata rispetto a questa fase. Lei e Caracciolo siete i due consiglieri uscenti e siete le due candidature certe sinora del Partito Democratico nella BAT. Non si sa se la lista sarà di 5 o di 6 candidati. Lei ritiene che i comuni grandi debbano obbligatoriamente candidare qualcuno? Cioè può Andria non candidare nessuno? Può Trani, può Biceglie non candidare nessuno? Io credo che una lista debba essere come quella del PD, il partito più forte, il primo partito dello scenario politico nazionale e regionale, debba avere una rappresentazione geografica la più ampia possibile e quindi deve contenere candidati rappresentativi delle più grandi città Cioè, siccome e Andria è la città più certo, grande, Andrea lei si è aspetta che ci sia partito. una Ma candidatura? certamente sì, ci sarà un candidato di Andria, come può esserci quello di Trani, di Biceglie, dei paesi del Foggiano, di Canosa, perché no? Io dico che è giusto che ci sia una rappresentanza territoriale del Partito Democratico, anche perché chi pensa di utilizzare l'espediente della lista civica Emiliano perché con meno voti si diventa consiglieri, sbaglia evidentemente i conti, perché noi su questo, per esempio, faremo una battaglia Beh, sulle. dipende, se si fa una lista del PD debole hanno ragione di Appunto, pensarlo. io direi che noi ci dobbiamo occupare. Emiliano è il segretario regionale del PD, non è il segretario regionale delle liste civiche. Adesso sta in campagna elettorale per le primarie e gli si può perdonare tutto, anche errori, diciamo, tattici che destabilizzano un po' il PD. Dal primo di dicembre
Emiliano dovrà tornare a fare il segretario regionale del Partito Democratico, oltre che il candidato presidente, e si dovrà occupare prima di tutto di formare una lista del suo partito forte, la migliore possibile, e poi accanto a quella andare a formare le altre liste di supporto che tendono a recuperare spezzoni della società civile, che non devono andare in conflitto con le candidature del Partito Democratico nelle stesse città, e che devono essere di supporto, di ausilio, non sostitutivi a quelle del PD. Quindi chi si sta facendo i calcoli e uscendo dal PD, avendo votato il PD, essendo dirigente del PD, si candida in lista civica perché si può ottenere un risultato col minor consenso possibile, secondo me sta facendo un grave errore. E questo lo vedremo nei prossimi giorni, dal 1º di dicembre, anche perché le liste vanno approvate c'è un passaggio dall'assemblea provinciale, dagli organi regionali. E le assemblee provinciali si occuperanno anche di dare il placet alle candidature nelle liste civiche del territorio di appartenenza. Quindi, ecco, consiglierei a quelli che si stanno a fare i calcoli di convenienza elettoralistica di andare un po' cauti, perché il PD è il partito coalizione di riferimento. Senza PD, Emiliano perde. E quindi se non ci preoccupiamo di un PD forte, di avere un PD forte, rischiamo di perdere le elezioni. E andare dietro a rincorrere questi soggetti che non vedono l'ora di candidarsi nelle liste civiche è un errore che indebolisce tutta la coalizione e quindi compromette le elezioni, vere, quelle che faremo a marzo. Bene, fermiamoci per un minuto di pubblicità. Poi, quando rientreremo in studio, daremo uno sguardo, diciamo, al nostro territorio e a Barletta, che, diciamo, che è la città del consigliere regionale Mennea. Bene, siamo tornati in studio per continuare la nostra intervista al dottor Ruggero Mennea, consigliere regionale del Partito Democratico. Come avevamo detto prima dell'interruzione pubblicitaria, dottor Mennea, dobbiamo dare uno sguardo a ciò che sta avvenendo a Barletta. Lei è soddisfatto, gliel'ho fatta anche l'altra volta, gliela ripeto, così come ho fatto con il suo collega Caracciolo, che disse di essere insoddisfatto la prima volta e di essere ancora più insoddisfatto quando gliel'ho chiesto un paio di settimane fa. Lei è soddisfatto dell'amministrazione, del percorso che sta facendo l'amministrazione comunale di Barletta? Ma è chiaro Non mi che dia una no, glielo risposta. dico seccamente, mi conosce, quindi sa che io non uso i mezzi termini quando devo esprimere una mia opinione politica. È chiaro che il bilancio non è soddisfacente, non lo dico io, ma lo dicono i risultati. È passato più di un anno e abbiamo approvato poco fa il bilancio dell'anno in corso, non si parla del prossimo bilancio. Non ci sono grandi cambiamenti, non c'è una strategia. Ecco, la cosa che io individuo sempre come Responsabilità del carenza. sindaco, dell'amministrazione, del consiglio comunale. La responsabilità è un po' di tutti. È chiaro che il sindaco paga una quota più alta in quanto capo dell'amministrazione e ha dovuto pagare un prezzo di adattamento, non conosceva l'ambiente nel quale si è andato a catapultare. I partiti hanno l'altra quota di grande responsabilità. Noi nel nostro partito non ci sono riunioni, le riunioni di maggioranza si fanno quasi come riunioni carbonare, non c'è partecipazione, non c'è sollecitazione raccolta dai cittadini, tant'è che i cittadini sono costretti ad andare a protestare da soli, fanno da solo la protesta che dovrebbero invece mediare i partiti. Quindi i consigli comunali, non vedo grandi attività di consiglio comunale, al di là delle vicende legate ai debiti fuori bilancio, non ho visto una grande attività del consiglio comunale, a tal punto che il sindaco si è addirittura arrabbiato molto da finire in ospedale. Proprio perché
E quanto provvedimenti pesa la erano burocrazia? fermi. Perché comunque Moltissimo, moltissimo. Oggi la io, politica è guardi. ostaggio della burocrazia, ma questo lo dico a tutti i livelli, anche a livello regionale, è la stessa cosa. A livello nazionale Renzi sta pagando uno scotto molto alto, proprio dovuto alla rigidità di controllo della burocrazia, che quando deve spingere verso se stessa, in favore di se stessa, allora si allenta, quando invece va contro se stessa si irrigidisce, quindi blocca, allunga i tempi, mette in difficoltà la politica. Invece, ecco, si dovrebbe ritornare alla Però quando il sovranità della sindaco ha politica. sollevato il problema non c'è stato un grande coro di solidarietà, anzi, forse fa anche comodo che abbia delle ulteriori difficoltà. Intanto il sindaco ha avuto la responsabilità di pagare una sua scelta, il segretario comunale l'ha scelto lui, Sì, questo noi lo abbiamo non ha sottolineato. condiviso. Quando, ecco, uno quando va ad amministrare adesso nelle pubbliche amministrazioni, comuni, regioni, deve implementare un modello di amministrazione collegiale, di condivisione. Se invece tu ti scegli il segretario, ti scegli gli assessori, ti scegli i dirigenti, ti scegli il presidente della bar, ti scegli tutto quello che, e poi qualcosa non funziona, la macchina non funziona, la macchina amministrativa sbaglia, è pesante, allunga i tempi. E chi paga e chi ha scelto? Io mi sento distante da questa amministrazione proprio per questo fatto, per non essere stato coinvolto, ma non io persona, gruppi di dirigenti, di partiti, anche autorevoli, anche molto suffragati. Quando non vieni coinvolto nelle scelte amministrative, nelle scelte degli uomini che fanno poi le amministrazioni, è chiaro che non ti assumi la responsabilità nella stessa misura in cui se l'assume chi guida l'amministrazione. Questo, secondo me, è l'errore di fondo che sta in questa amministrazione: non aver condiviso un modello di scelta degli uomini che dovevano guidare l'amministrazione e la burocrazia nella fase iniziale. E adesso chiaramente chi ha scelto paga il conto e paga anche lo scotto di un'insoddisfazione che emerge dalla città. In città c'è insofferenza, c'è malessere, c'è malumore, c'è disagio e al di là delle boutade di qualche, diciamo, politico che qualche mese prima si sveglia, prima della campagna elettorale, si sveglia e tira fuori provvedimenti che danno lavoro, che danno, cioè, tutte queste stupidaggini che poi gli elettori capiscono che sono solamente strumentali e di stampo elettorale. Per il resto, questa amministrazione non si può dire che abbia un livello di soddisfazione sufficiente nella popolazione. Se a questo si aggiunge il fatto che abbiamo un settore come quello della cultura, per esempio, che si sbizzarrisce nel formulare cartelloni teatrali da Scala di Milano o San Carlo di Napoli, e allora, diciamo, la dice lunga su quanto sia distante chi amministra da chi viene amministrato, mentre i cittadini Qual è la si soluzione, lamentano Mennea? per la Qual è la fame soluzione? che soffrono. La soluzione è No? dare a questa Cioè, città siccome le voci da un'amministrazione. bar dicono passate le regionali, qui salta tutto, voi che fate? Non lo so, partecipate al Guardi, baccanale? per me Cascella può stare fino alla fine del mandato. Tanto, diciamo, Quali condizioni? se questo è il livello, se questa, diciamo, è la sua espressione migliore di giunta, io penso che non sarà nessuno dei politici attuali a cacciarlo, le regionali, ma sarà la popolazione che inveirà. Se cambia registro e Cambia registro significa rifare mettere alla completamente guida la giunta. dell'amministrazione e della burocrazia di questa città, il meglio che possa esserci nella città stessa, quindi valutando sul Però modello meritocratico, non sulle sa che cosa le appartenenze ai dico? potentati, questa cosa paga uno scotto molto alto. Se io fossi il sindaco, direi alle forze politiche di maggioranza va bene, l'azzeramento lo faccio a fronte di un nuovo esecutivo, portatemi i nomi dei nuovi assessori e le firme dei consiglieri,
che le sostengono questa giunta. Secondo me non, i partiti non sarebbero mai in grado di Ma si portarla. assumerebbero, sarebbe un modo Quella per far assumere la responsabilità ai è la. partiti. Io li avrei sfidati, onestamente. Certo, ma è una sfida che va fatta, così si tira a campare, E si comunque vivacchia. partito il porta, un fatto importantissimo, il porta a porta in tutta la città adesso, insomma, Direi dovrà andare a finalmente è regime. partito il portaporta, Finalmente è siamo tra gli partito. ultimi. E beh, insomma, a Trani non c'è ancora il porta a porta a spingere, in altri comuni. Io ho E detto tra gli diciamo, ultimi, non siamo gli ultimi, mi rispetto preoccuperei se all'Andria, fossimo stati gli ultimi, insomma, siamo tra no. gli ultimi. Rispetto all'Andria siamo partiti con parecchio ritardo. C'è stata però la protesta dei cittadini per l'aumento delle tasse. Lei che idea si è fatto? Ma un'idea intanto. Perché c'è stato un intervento del presidente della Bassa che ha cercato di spiegare del perché di questi aumenti. I tentativi di spiegare un aumento sono vani, secondo me, non vanno nemmeno fatti perché irretiscono ancora di più i cittadini. Bisogna invece dire da dove è nato questo aumento, e non è una decisione locale È una soltanto, è una decisione del decisione governo nazionale. Il governo centrale. centrale sta scaricando sui comuni la tassazione per finanziare i E servizi adesso si urbani, parla anche di ok? un ulteriore taglio di 2 Benissimo. milioni di C'è un euro. taglio allora, da questa simulazione, la legge di stabilità così approvata, la simulazione direbbe che c'è un taglio nel comune di Barletta di 2 milioni di euro, quindi tagli su tutti i comuni e questo implicherà una maggiore pressione fiscale. Il problema è invece il modello di gestione che va analizzato prima, non durante il corso dell'attività di raccolta porta a porta. Noi abbiamo fatto partire in ritardo una raccolta differenziata che a parere mio poteva essere meno onerosa non solo in termini economici ma anche in termini proprio logistici. Perché la gente si sta lamentando da un lato perché paga troppo e questo non dipende solo dal comune ma dipende dal governo nazionale. E lì c'è il vulnus, secondo me, che non ha tenuto conto di un elemento democratico, proprio di giustizia sociale, che è il quoziente familiare. Cioè non si può non tener conto del fatto che in una famiglia ci viva una persona o quattro persone o cinque persone, non si può non tener conto se in quella famiglia lavora una persona, due persone o tre persone o nessuna. Questo, il quoziente familiare, che fa riferimento al numero di persone e al reddito familiare, e deve essere determinante per stabilire quanto si deve pagare. Invece adesso o abiti da solo o abiti in cinque, si paga sempre la stessa tariffa. E questo, diciamo, è un problema che parte dall'alto. Qui invece è stato fatto un sistema di raccolta porta a porta molto invasivo, molto disordinato, devo dire, che ha causato che non è stato adeguatamente esaminato dal punto di vista economico. È vero che gli addetti ai lavori che mi ascolteranno diranno sta dicendo un sacco di fesserie, ma io vorrei che fosse spiegato, per esempio, ai cittadini come mai in tutte le zone si è dato per scontato che la gente fosse ignorante, che non sapesse della raccolta differenziata e quindi non si è consentito di far portare il rifiuto differenziato all'esterno dei propri delle proprie abitazioni, dei portoni nei quali stanno quegli sconci di raccoglitori, di cassonetti. Perché? Perché non si è adottato un sistema misto? Cassonetti della differenziata all'esterno, la gente andava a depositare, a conferire il proprio rifiuto. Secondo me sarebbe stato molto più efficace anziché invece creare un sistema di allarmismo, di tensione, le multe. Pressione ancora sui commercianti, sulla vecchietta che non riesce ad uscire di casa alle 10 e se lo fa alle 9 e mezza di sera rischia di beccare la multa. Cioè, sono delle cose, delle assurdità, le trovo così assurde, così distanti dai cittadini, che proprio, ecco, ricalca un modello di amministrare quasi asettico, quasi sganciato
dalla lettura reale di quello che accade nella società quotidianamente. Quindi alla fine vedremo quanto avremo risparmiato e poi dobbiamo dire ai cittadini, vi chiediamo di più, ma cosa vi diamo in più? Che cosa vi diamo in più? Le strade più sporche, più pulite? Vi facciamo vedere dei manti di marciapiedi pieni di cacche di cani? Perché non è stato previsto un modo per smaltire la cacca del cane in questo piano di raccolta? O vi facciamo vedere le periferie piene di immondizia? Qual è il corrispettivo che va al cittadino in cambio di questa tassazione elevata e del modello di raccolta differenziata porta a porta? Non c'è, al momento non c'è. Anzi, bisogna chiamarli, gli operatori, per dire guarda che qui non passate da 4 giorni, da una settimana, ricordatevi di raccogliere questa immondizia, perché poi questa cosa la pagheremo. In primavera la pagheremo in estate e avremo una città piena di insetti, perché questo è il momento in cui si deve evitare che si possano nidificare, gli Senta, insetti. Menier, la partenza del porta a porta spinto in tutta la città rende ancora più urgente la necessità di creare degli ecocentri. Noi siamo ancora bloccati a quello contestato, ma cioè, oltre a quello, insomma, Altri tre ce ne sono previsti. bisognerebbe realizzare rapidamente anche gli altri. Dopo tutta la contestazione, adesso c'è, recependo anche quelle che erano state richieste, indicazioni dei cittadini, è stato stabilito che l'ecocentro resta nell'ubicazione originaria, però il progetto è stato modificato con degli accorgimenti che lo rendono accettabile, dovrebbero renderlo accettabile da parte dei residenti, l'interramento dei cassonetti, cioè una serie, lo spostamento del parcheggio. Lei che idea si è fatto su questo? L'idea che avevo all'inizio, quando dicevo che spostare un ecocentro in maniera così irragionevole, o magari come ha fatto qualcuno solamente per accattivarsi le simpatie degli abitanti di quella zona, era un'assurdità, era proprio un modo di pensare contro la logica. La logica proprio non solo politica, ma anche amministrativa, contro il concetto di società civile che deve essere amministrata con un criterio di perequazione. Quindi chi voleva spostare quel centro è stato dimostrato che non solo aveva torto, ma che lo faceva in maniera strumentale, mettendo in cattiva luce invece chi si stava sforzando di spiegare che intanto bisognava applicare la legge, alla quale non può derogare nessun potentino, nessun boss di quartiere può derogare alla legge, al rispetto della legge. Poi c'era un ragionamento molto aperto, non era un'imposizione, si voleva discutere, ci si voleva confrontare senza strumentalizzare. Alla fine quell'ecocentro verrà realizzato lì con tutti quegli accorgimenti che sono stati frutto di un confronto democratico fuori da un clima di strumentalizzazione elettorale o di populismo, di demagogia che è stata fatta veramente disgustosa per certi versi, è stato migliorato. La cosa importante è adesso fare un regolamento di gestione che garantisca il mantenimento di quell'ecocentro in maniera pulita, salubre, senza creare nessun tipo di pericolo per gli abitanti e subito dopo realizzarne altri tre e quindi quattro in tutta la città, anche perché proprio con l'utilizzo dell'ecocentro il cittadino potrà verificare qual è il beneficio diretto della che tocca la tasca della raccolta differenziata, perché lì è prevista una pesa dove ogni cittadino quando va a conferire i rifiuti,
sa esattamente quanto risparmierà sulla tassa di smaltimento rifiuti. Questo è un fatto straordinario che rende, come dire, compartecipe il cittadino a sviluppare non solo la cultura della raccolta differenziata, ma proprio ad aumentarne la quantità e ad essere vigile, ad essere operatore ecologico egli stesso, perché sa che sta facendo un doppio beneficio alla città e alla propria tasca. Quindi aveva ragione chi, come il sindaco Rosa Cascelle, presidente della Commissione Ambiente, ha ad andare avanti, a non piegare la schiena davanti a chi invece ha tentato in tutti i modi di spaventare la politica. Di chi fa la politica in maniera sana, in maniera pulita, in maniera onesta, ha fatto bene il presidente della Commissione Ambiente, Cascella, insieme al sindaco, ad andare fino in fondo, a perseguire una strada che era la strada migliore, tant'è vero che adesso gli interlocutori di quella zona hanno accettato, non solo, ma hanno apprezzato il modo con cui si è conclusa questa vicenda, il modo con il quale questo progetto è stato migliorato. Quindi, quando ritornano questi qua a fare baccano, a fomentare le periferie o il centro che sia, ecco, voglio dire a quei cittadini della zona periferica dove si farà il primo ecocentro, di mandateli via, vi vengono solamente a dire delle fesserie, vengono a dire stupidaggini per mettersi un po' in mostra. Menea, siamo quasi in conclusione. L'11 novembre ci sarà Consiglio Comunale a Barletta e verranno portati i discussi regolamenti. Unioni civili, ius soli, istituti di partecipazione. La sua posizione personale è favorevole o contraria? Ma io personalmente sono favorevole sempre all'allargamento dei diritti. Quindi Quindi è favorevole all'approvazione di e quei io regolamenti. sarei favorevole. Sono o sarei? No, io, Sarei, no, io diciamo. sono l'unico consigliere regionale che non è Sì, consigliere voglio dire, comunale. no, la sua Questa domanda la posizione dovete fare ai consiglieri ai consiglieri comunali. comunali. No, io la Io, faccio a un qualunque in linea esponente politico. generale, sono favorevole all'ampliamento dei diritti. Se Quando lei si fosse riconoscono consigliere diritti. comunale, Se voterebbe a io favore fossi o consigliere contro? comunale non sarei arrivato a questa condizione, di porre l'approvazione dei regolamenti come un momento di verifica della fiducia politica rispetto al sindaco. Non si arriva in queste condizioni a fare un consiglio comunale dove si dà l'out-out rispetto all'approvazione o meno di questi Ma regolamenti. In lei avrebbe cambio, votato a favore o io contro? non sarei arrivato in questa condizione. Perché, guardate, noi dobbiamo Sì, però mi essere. deve rispondere, Sì, ma Menea. io gli rispondo. Gli rispondo se mi fa Sì. parlare. Io, rispetto a una situazione in cui viviamo, avrei innanzitutto ampliato la discussione con i cittadini, quindi avrei ascoltato la voce dei cittadini rispetto a questo, così come è stato fatto per l'ecocentro, avrei ampliato diciamo, la parte di partecipazione dei cittadini. Ma mi rendo conto che in un momento così difficile, di crisi, di perdita di posti di lavoro, di disoccupazione incalzante, di povertà emergente, ma andare a parlare di regolamenti in questo momento è inopportuno, quantomeno inopportuno. Allora, che cosa avrei fatto io? Avrei tracciato l'elenco delle priorità, perché se io amministro la mia comunità e ho l'onore di farlo, devo sapere quali sono le priorità per la mia comunità. Lo sa che Alfarano ha detto la stessa identica cosa? Ma guarda, non, Sì, è Alfarano, perfettamente in linea. non ci parlo con Alfarano No, spesso, però anche se è un amico, diciamo, però voglio c'è dire, un. io vorrei Non si chiama capire. benaltrismo questo, No, Menea, no, perché no, rispetto a un regolamento ci no. sarà sempre un No, no, problema più guardi, a parte serio. il fatto che si sta troppo politicizzando, si sta caricando troppo questo argomento, perché fare il regolamento sulle unioni civili non dà nessun diritto se non si fa una legge. Allora, il problema è nazionale, così come l'ha risolto la Germania, lo dobbiamo risolvere anche noi, lo dice il Papa, insomma, lo dice Cascella, il sindaco Cascella, lo dicono ben personaggi Però ben più autorevoli, che questo è un problema è diciamo una materia alla che va fine di tutta disciplinata. la Ma tornata, in questo alla fine momento della io giostra, non caricherei politicamente i regolamenti come la priorità assoluta della mia città. Questo non è.
ci sono altre priorità, insieme affrontiamo quelle priorità e poi affrontiamo anche Quindi i mai, regolamenti. quindi No, mai, ma sì, perché? è Perché mai, mai? perché qualunque Perché cosa, però mai? diciamo quando si è La trattato, città quando, non guardi Mennea, reagisce. lei era consigliere comunale quando diciamo è stata approvata la delibera di Barletta Città Mariana, va Certo. bene? Che non mi sembra ci sia stato un coinvolgimento dei Come cittadini no? Abbiamo e credo che, fatto partecipare i e cittadini, credo che come ci sia, ci no? C'è stata una fossero grande anche in festa, la quell'occasione, presenza dei sì, dopo, cittadini certo, dopo sì. era la Io dimostrazione che avevamo non visto voglio, bene. non voglio passare per uno contrario. Io Ma dico nemmeno io che sono se contrario, fossi guarda. stato consigliere Non sono comunale contrario. avrei votato a favore di quella cosa, diciamo, al di là. Però credo che ci fossero delle altre priorità. Allora, non è che le priorità sono tali a No. seconda delle cose che ci Allora, piacciono o non ci no, piacciono. sono due contesti diversi. Va bene, Il contesto sì. attuale mette al primo posto come priorità la sopravvivenza degli Pensa, uomini. certo, La sopravvivenza anche degli allora, uomini. No, era un anche momento allora. diverso. La Comunque, crisi lei morde da qualche alla fine della anno. giostra, l'11 novembre, ci Ma io. sono i regolamenti in opportuno, inopportuno, dovevamo portarli mai, Io c'erano sempre delle altre. voglio sapere tutti i Lei non vuole dirmi consiglieri. se avrebbe votato consigliere comunale a favore o contro Io in l'11 questo novembre. momento gli ho risposto. Io sono sempre favorevole a votare per un Quindi riconoscimento avrebbe di un votato a diritto. favore. Io avrei votato a favore, ma non sarei arrivato in questa Ho situazione. Cioè, capito. non ci sarebbe stato il consiglio comunale Sì. se fossi stato io in consiglio comunale, perché il sindaco mi deve spiegare, lo deve spiegare alla città, che cosa fa per regolamentare la nuova povertà, che cosa fa per regolamentare la problematica della disoccupazione? Fa la Però conferenza stampa per il lavoro di riguardo, cittadinanza che siccome spetta a chi sta in sì. mobilità e quelli che non hanno mai lavoro, che non hanno mai avuto lavoro, che fanno? Che cosa devono Mennea, comunque fare? questa è la Si tesi che mangiano i abbiamo sentito. regolamenti? Si mangiano i Mennea, questa è la regolamenti? tesi Ma che dai, abbiamo sentito dal ma non è un centrodestra, modo per sfuggire. Ma nazionale per non no, ma fare la no, legge. ma Il no. centrodestra nazionale per non fare la legge ha sempre Si sta utilizzato quel giusto caricando in di Italia troppa a ben altri politica problemi. questa materia, che è una materia che non trova una soluzione a livello. Se poi è una marchetta, fatemelo dire, una marchetta elettorale che ha fatto qualcuno, che ha voluto sottoscrivere qualcuno, e allora se la giochi da solo questa cosa. Poi ognuno, siccome quando in politica esiste un sistema molto, come dire, napoletano di risolvere le questioni, no? Quando uno non sa che cosa dire. E si voterà secondo coscienze. Allora, insomma, siccome è già venuta fuori questa cosa, l'ha detto il mio segretario, il Anche segretario il del mio mio segreto. partito, senza fare una riunione nel Sì. partito su questo Sì. consiglio comunale, ha detto che ognuno voterà secondo coscienza e si è lavato le mani. Poi magari vanno tutti in chiesa, tutti quelli che adesso stanno a fare, no, come dire, i sostenitori dei diritti civili, sapendo che l'efficacia di questi regolamenti sul piano pratico, sul piano del diritto, soprattutto sulle unioni civili, non dà nessun tipo di beneficio. Poi sono i primi che vanno nelle chiese, nelle sacrestie, a chiedere voti, a chiedere sostegni, a chiedere. Non funziona sta cosa. Quindi la Sì, però doppia morale su queste cose diciamo non va anche bene. dall'altra parte ci Non va sono bene. quelli, ci sono i baciapile che vanno a puttane la sera, abbiate Certo, pazienza, c'è anche Mennea. Ah, quello, c'è anche e quello, sono la c'è stragrande anche maggioranza, quello. Non perché lo poi so. possiamo fare La la statistica radiografia uno per uno dei farisei non la che conosco. pensano di comprarsi un'indulgenza plenaria in quel consiglio comunale. Magari gli è stata anche promessa l'indulgenza plenaria. Vabbè, È stata comunque. caricata troppo. È una cosa, è stata Facciamo, caricata troppo, incontriamoci probabilmente per da chi dovrebbe stabilire. farsi i fatti suoi e non cercare Incontriamoci. di interferire nella laicità delle istituzioni, che devono essere La sempre laiche. società, la comunità è Va bene, variegata, deve tener conto di esatto. tutti, Ma della la comunque parte voglio laica, la ricordare, parte non cattolica, la parte smetterò cristiana, la di parte ortodossa, ricordare tutti. che voi tutti siete andati a chiedere i voti su un programma elettorale che le prevedeva, no? E avete approvato Certo, ma io sono all'unanimità d'accordo, le dichiarazioni programmatiche del ma non sindaco c'è che le scritto, prevedeva, ma mi non c'è, sono ma io sono spiegato. d'accordo Ah, sulla e previsione, ma quindi non poi c'è scritto diciamo da c'è nessuna anche un parte che discorso di dopo un coerenza. anno, dopo 6 mesi di amministrazione, bisognava occuparsi dei regolamenti. Io mi devo occupare di chi ha fame, di chi muore di Certo. fame,
di chi va nelle chiese e Se si poi vergogna a andate a chiedere la chiedere il busta voto ai della cittadini con pasta. delle prese in giro, Ma perché io, no, siccome io sento va adesso ad bene, Andria va cominciano bene. le riunioni per fare la coalizione, il candidato sì, già le prime riunioni, non c'è tutto il programma, non si parla, no, dobbiamo fare il programma, Certo, va bene, certo. lo, Cioè, innanzitutto il programma. stanno quelli che diciamo, il programma lo utilizzano come uno strumento per nascondere poi il candidato. Però Sa che cos'è che mi noi consola di dobbiamo. tutta questa? Se Dio esiste, e io mi auguro che esista, io andrò all'inferno, ma avrò la soddisfazione di guardarvi tutti dall'alto. Va Ma bene, io spero che tu ci tutti, vada, tutti. che ci vada il più tardi possibile, innanzitutto. Ma non ci deve essere questa contrapposizione. Non vi Stiamo parlando dissolverà di nessuno. diritti, stiamo parlando di diritti. I diritti vanno No, vabbè. riconosciuti, però facciamo le cose con l'ordine giusto. Partiamo dalle cose prioritarie, necessarie, e poi andiamo man mano. Tanto Ormai. abbiamo 5 anni, altri 4 anni, hai voglia di approvare Il regolamenti. regolamento si approvi in un minuto con un'alzata di Peccato che mano. con i regolamenti, diciamo, non riusciamo a risolvere invece i problemi di sopravvivenza. Io mi preoccuperei di quelli prima di tutto. Poi ci sono Di anche gli uno e altri. degli E degli altri, altri. Di quelli prima di Mennea. tutto e poi degli altri. Si compra la pasta e il pane e Certo. si va al cinema, nello stesso mese però, diciamo. Sono d'accordo, siamo Allora. d'accordo. Io voto sempre sì al riconoscimento dei nuovi Bene, diritti. benissimo. Eppure ho detto Sempre, la mia. sempre sì. Bravo. E si è giocato un bel po' di voti. Questo diciamo, direi No, non mi io, interessa. no? Mennea, Non si come doveva sta aggiungere a facendo la questa sua campagna situazione. elettorale? Ma parlando con le persone, ma è una campagna elettorale molto diversa dalle altre. Incontrando le persone e ascoltando proprio quello che sto dicendo qui a proposito dei regolamenti, ma lo potrei dire a proposito di tante altre disquisizioni che interessano poco i cittadini, se non per vendicarsi della casta, come la chiamano, no? Ma la gente si lamenta soprattutto perché vede distante la politica, non ha un'interlocuzione con chi lo amministra e quindi c'è una barriera. E poi non ci sono risposte immediate alle emergenze di questo momento. Ecco, noi dovremmo fare un piano di protezione civile in questo momento che desse le risposte alla fascia di povertà che ha veramente difficoltà a sopravvivere e a guardarsi allo specchio, perché poi quando uno diventa povero, e sai chi sono i nuovi poveri adesso? Sono i possessori di partite IVA, cioè i professionisti e gli imprenditori. Questi sono i nuovi poveri. E voi immaginate queste persone che hanno vissuto in una maniera dignitosa, con i figli che vanno a scuola, con la macchina, la casa, il mutuo, eccetera, e a un certo punto si trovano in una condizione di grande difficoltà e di povertà, che cosa succede? Quindi disgregazione sociale, devianza, abbandonare i propri sogni, i propri progetti. Noi ci dobbiamo occupare di queste persone e ce ne sono tantissime. Queste sono le priorità a cui guardo io. Non mi occupo di appalti, non mi occupo di posti di lavoro da vendere alla Barsa, da compravendere alla Barsa, come si dice in giro. Ecco, un'altra storiella. Fammelo dire, perché ne ho incontrati diversi di persone che dicevano: ma stanno assumendo, la Barsa assumono. No. Non assumono nessuno, devono licenziare lì. C'era un problema di ricollocamento di 100 persone. Invece c'è qualcuno che va in giro ad illudere tanta gente che uno si può assumere Io alla incontro anche Barsa. tanti sindaci. Sì, quelli che si vogliono candidare a sindaco, che non sanno manco che cosa significa amministrare la città in questo momento particolare, difficile, difficilissimo. Allora, parlare con questa gente significa innanzitutto conoscere lo stato di gravità in cui versa una comunità, e l'altro elemento di riferimento mio è parlare con chi rappresenta le attività produttive, chi ha il coraggio ancora di fare l'imprenditore, il piccolo imprenditore, e di investire soprattutto in quei settori che non solo avranno un'abbondanza di agevolazioni, e mi sto riferendo al nuovo piano di sviluppo rurale, quindi al settore agroalimentare. Circa
1600, non circa, proprio 1 1.637.000 euro di finanziamenti pronti per essere investiti nel settore agroalimentare, che è il settore su cui bisogna puntare in questo momento. Quindi parlare con le associazioni di categorie del sistema agroalimentare, parlare con gli imprenditori, metterli insieme per far capire che questo territorio, il Nord Barese, è il territorio più ricco. È il territorio che produce più olio, più uva, più vino, più ortofrutta, che ha la logistica migliore, che rappresenta il 70% della produzione dell'intera Puglia ed ha dei primati a livello europeo. Parlare con questo mondo mi stimola, mi dà motivo per continuare a fare politica, mi dà e dà un senso anche alla mia candidatura, perché non dico mi ricandido ai regionali perché voglio continuare a fare politica regionale, perché non mi è piaciuto il periodo precedente e quindi voglio averne uno migliore. No, io mi voglio occupare di politica regionale perché mi voglio occupare di questo mondo, di questo spaccato della società, di questi interlocutori che sono certo riusciranno a dare ricchezza, a dare lavoro, a dare sviluppo a un territorio come quello nostro che è straordinario. È mancato di interlocuzione politica, è mancato di vicinanza politica, è mancato di tante cose che poi hanno fatto ridurre la sanità a quello che abbiamo detto prima, dimenticando che ci sono medici eccellenti, dimenticando che ci sono persone che bastava misurarle con il metro della meritocrazia per farli diventare punte d'eccellenza, invece hanno soggiaciuto a certi. Sono state pressate da una politica sorda, una politica cieca, una politica troppo festaiola. Barletta, diciamo, abbiamo un settore, quello della cultura, che è festaiolo, cioè, ha la testa da un'altra parte. La gente muore di fame, non può mangiare, perde lavoro e qui noi ci vantiamo di fare il cartellone più bello della storia della cultura barlettana. Allora, se vivi queste sensazioni, le vivi direttamente, allora ti assumi anche la responsabilità di rappresentare questa gente e di fare politica. Io ho iniziato a farla così, la continuo a fare così e credo che alla fine, diciamo, questo modo di far politica mi darà ragione, perché l'obiettivo la prossima volta sarà quello di dare anche un amministratore a questo territorio, di dare un assessore forte di riferimento a questo territorio, perché questo è mancato. Con tutto il rispetto per chi, diciamo, ci ha preceduto, ma avere questo come obiettivo per me significa assumere un impegno, una grande responsabilità per restituire al terreno ciò che gli è stato tolto in passato, ma soprattutto per dargli gli strumenti per crescere molto di più di quanto siano cresciute altre parti della Puglia, come il Salento in particolare. E le possibilità ci sono. Bisogna affidarsi a persone competenti, a persone che hanno passione, a persone che conoscono, che si consumano le scarpe a camminare e che non guardano la politica come una sistemazione, come l'insieme dei privilegi che poi ti dà la possibilità anche di vivere bene con un bel vitalizio. E queste cose, diciamo, io non le valuto proprio per niente. Mi piace appartenere ai cittadini, alla comunità che voglio rappresentare e con loro mi voglio giocare questa seconda partita. Bene, ci fermiamo qui. Grazie, dottor Menia, per essere intervenuto Grazie, grazie a voi. alla nostra trasmissione. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito con la consueta partecipazione.